Ieri abbiamo fatto un ulteriore incontro con gli operatori, grossisti e dettaglianti, abbiamo chiarito ulteriori passaggi per quel che riguarda la mobilità e per quel che riguarda il sistema dei parcheggi. Mercoledì ci sarà un nuovo aggiornamento, penso che gradualmente si possa arrivare ad una apertura del mercato che tutti auspichiamo, e quindi il confronto continua. È importante ribadire che questa, diciamo, sistemazione provvisoria cadepitta non è il frutto di una invenzione provvisoria dell'amministrazione, ma è stato il frutto di 8 mesi di lavoro in Camera di Commercio, a cui ha partecipato anche l'assessore Mai, votando quindi all'unanimità insieme a tutti questo trasferimento. I problemi ci sono, però è evidente che una filiera logistica e commerciale abituata a lavorare su una piastra da oltre 30 anni ha delle difficoltà. Queste qua ci sono, progressivamente stiamo facendo una serie di interventi già adesso, e l'impegno è quello di poterne fare ulteriori, e quello che è stato chiesto ieri dal sindaco alla regione è che se la regione è disponibile finalmente a supportare questo processo anche dal punto di vista finanziario con dei bandi dedicati ai mercati ittici, ben venga un incontro tra il presidente Totti e il sindaco da questo punto di vista.